Forse abbiamo sofferto un po' di fisicità perché in attacco non siamo più tecnici che fisici e quindi in campo come oggi, un campo molto pesante dove è stato difficile tenere sempre palla a terra e sempre giocate lineari, forse con delle palle lunghe i nostri attaccanti non hanno proprio le caratteristiche per poter fare bene. Fermo restando che comunque siamo stati in partita, nonostante alcuni episodi positivi sui calci di rigore, siamo stati in partita fino alla fine, cercando poi nell'ultima mezz'ora soprattutto, credo che abbiamo cercato di aumentare un po' il baricentro, abbiamo cercato di giocarla di più, abbiamo rischiato poco o niente solo su qualche ripartenza, cercando di mettere la Vibonese nella propria metà campo. E c'è stato quell'episodio poi nel finale con l'azione di Cavallaro, forse poco, però comunque alla fine stare in partita fino alla fine, cercare poi di avere il guizzo giusto per pareggiarla su un campo difficile come questo, credo che in questo momento abbiamo fatto il massimo che potevamo. Sinceramente non mi è sembrata una squadra allo sbando, cioè abbiamo avuto. Sì, no, quindi c'è stato sicuramente l'ambiente, un ambiente importante questo, però noi abbiamo calciatori che hanno un'esperienza molto importante, non credo che l'ambiente possa far distrarre o altro giocatori come Cavallaro, Manzo, Russo, Alvino, altri che hanno fatto comunque dei, senza offesa la Vibonese, ma comunque hanno calcato campi anche più importanti, quindi sicuramente non è stato questo. Sicuramente sapevamo che era una partita difficile su un campo difficile. La squadra non è, per me non è sembrata distratta, anzi la squadra era carica. Vi ripeto, ho accusato un po' la fisicità della Vibonese sotto certi aspetti, poi episodi di rigore, anzi ci dovevano caricare e non magari abbattere perché comunque sono stati tutti a nostro favore. La squadra è stata in partita fino alla fine, ha avuto l'occasione con forse, vi ripeto, forse poche occasioni per poterla pareggiare, ma forse non siamo stati bravi in determinate circostanze di aggirare la difesa in maniera diversa di come ci abbiamo provato con queste palle lunghe, magari andare, cercare di andare sugli esterni, crossare con palle basse per sfruttare meglio la velocità di Russo, Cavallaro o qualche altro attaccante nostro. Quindi forse è stata sbagliata la scelta che abbiamo fatto in alcune giocate, ma per il resto la squadra è stata viva fino all'ultimo. È vero, forse pareggiavamo e oggi si gridava non merito meno, però il calcio è questo, quindi non sempre si possono creare 10 occasioni e fare 10 gol, a volte basta una pareggi e questo è.